Ancora qualche giorno fermo su un letto del Gaslini di Genova. Le ultime ore di sofferenza per Matteo Cappelli, che dopo Ferragosto potrà cominciare una vita normale, diversa da quella che ha vissuto per 18 anni. Tutto grazie all'amore del papà Paolo, che ha ceduto davvero una parte di sé, un rene, per permettere al figlio un'esistenza quantomeno dignitosa. Matteo, infatti, è nato con un solo rene e peraltro malmesso, e negli ultimi 2 anni si era dovuto sottoporre a 9 operazioni. Un calvario che aveva reso impossibile la sua vita, ma anche quella dei suoi cari. Tanti anni, 18 anni di sofferenze, diciamo, ecco, mio marito è arrivato alla conclusione che, pur di non vederlo più soffrire, è arrivato a questa conclusione di donargli i reni, perché era l'unica soluzione per farlo vivere come lui voleva sempre, perché non ha potuto mai fare tutto quello che un ragazzo di 18 anni vorrebbe fare. Matteo è ancora sotto controllo medico, ha reagito bene al trapianto e i valori sono ottimi, una situazione che ha portato i medici del Gaslini ad ipotizzare le sue dimissioni subito dopo Ferragosto, quando farà rientro a Porta Romana, dove lo aspettano la mamma Stefania e il fratello Andrea. Quindi mio marito ha visto anche lui che mio figlio è così eccezionale e allora ha detto un giorno a Genova, ecco, che lui era disposto a dargli questo rene. Ha fatto tutti i suoi accertamenti e era risultato compatibile, diciamo, ecco. E quindi gli ha donato questo rene, che naturalmente io la vita gliel'ho data, però lui l'ha ridata una seconda volta, diciamo, perché sennò così non poteva andare avanti. E ora c'è un ultimo sogno nel cassetto, quello di ogni diciottenne. Quest'anno ha 18 anni e vorrebbe prendere la patente. Adesso, stando all'ospedale, si è fatto questo, si è preparato i quiz per fare questa, per fare la patente, diciamo, e quindi speriamo che possa, ecco, si possa realizzare proprio quest'altro sogno, nel senso che lui voleva sempre prendere la patente e portare la macchina.